Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova parte di Castlevania Lords of Shadow per il PS3. Mi stavo uscendo Symphony of the Night, non so bene per quale motivo, comunque Lords of Shadow per il PS3. E andiamo adesso con questa prossima missione a finire il capitolo 5 forse, non mi ricordo, comunque questo capitolo, e andiamo appunto a fare la missione Fogne del Castello. Wygol Village is safe for now. The vampires have lost one of their commanders, Brawna, and news will travel back to the Dark Lord quickly. This is a blow, but it won't take long for them to regroup. Luckily, one of the villagers has revealed to us a secret path into the demon's castle. This will lead Gabriel into the sewers, and then up into the very jaws of death. The villagers called him God's Savior, and his weapon they called Vampire Killer. Ah, Gandolfi, how that would make you smile. As for me, once my business here is done, I shall follow my friend and aid him where I can. Ah, la Vampire Killer, nome che ritorna. Tra l'altro qua, ok, riprendiamo un attimo confidenza con i comandi perché 4-5 giorni che gioco ad altro e non mi ricordo più i tasti. Bene, sì, beh, direi che fino a qua ci siamo. Ah, tra l'altro, avevamo sconfitto Browner e quindi eravamo con la vita leggermente seccata. Quindi qua adesso dovremmo. Attenzione, c'è un cadavere. Oh, fuck. Ma riesco a raggiungerlo qua? Riesce a fare il segno della croce? No, no, non riesce. E allora mi serve come attivare questo. C'è un interruttore qua, attivalo, che cazzo. Va bene. Ok, interrompiamo il flusso dell'acqua e scendiamo giù di qua. Ma riesco a raggiungere. Devo. Ah! Perché non lo esamini? Ok, l'hai esaminato, minchia, 3 ore. Una pergamena. E la leggiamo. Dunque, pergamena Cavaliere Conferenza, stato situazione. Come illustrato chiaramente nel mio rapporto precedente, la condizione del sistema fognario di Weagle non consentirà ai vampiri di lanciare un attacco contro il villaggio attraverso quelle vecchie gallerie. I pochi punti d'ingresso sono stati sigillati. La trappola mortale, malgrado sia un po' arrugginita, funziona ancora perfettamente. Per superare questi ostacoli, ogni potenziale assalitore avrebbe bisogno di aiuto da parte nostra. Personalmente non credo che alcun membro della confraternita possa anche solo pensare di aiutare i signori oscuri. Inoltre, qui non vedo nessun altro a parte qualche ossa impolverate. Benissimo, quindi troveremo il modo di attraversare le fogne, non ti preoccupare. Noi siamo forgiati da milioni di enigmi in altri giochi, quindi non abbiamo paura di niente di nessuno. Qua, ok. Mi sa che forse conviene ricaricare qua le varie magie. Tra l'altro la magia della luce l'abbiamo allungata anche di parecchio. Quindi ottima cosa. Qua ricarichiamo il doppio strato. Perfetto. Qua tiriamo questa. Vediamo un po'. Dunque. Wey, ti dovresti interrompere tipo. No, perché? Aspetta, fa vedere cosa succede. Tipo torni su. Fa vedere di qua cosa è successo. Allora, ok, questa si è riattivata, funge. Magari giù di qua. Sì, giù di qua. Dall'altra parte posso andare? No. Vabbè, andiamo di qua. Tanto sarà da fare il culo a qualcuno adesso, sicuramente. Qua, che facciamo? Saltiamo? Wow! Oh, fuck! Oh, la nebbia velenosa! Ok, avrei dovuto saltare in maniera un po' più normale. Ok. Ok, pugnali? Ok, parte i pugnali. Troviamo anche la pergamena. E la leggiamo. Qui sono parecchi scheletri e sono davvero forti. Tuttavia ho scoperto il loro punto debole. Affrontandoli bisogna essere pazienti e attendere che si sbriciolino al suolo, come se fossero morti. Poi, prima che si riformino, bisogna distruggere le ossa con un colpo molto potente. Se si perde l'attimo, sarà necessario affrontarli di nuovo. Ma questo noi già sappiamo, gli scheletri, come funzionano in Castlevania, comunque. Qua. Sì, mi ha recuperato un po' di acqua santa, oh yeah. Qua, ma in realtà adesso noi dovremmo poter raggiungere adesso qua.
Più avanti lo raggiungeremo. Fa vedere una cosa. Oh fuck! No! Ho saltato poco! Torna di là! Minchia, come si ciuccia in fretta la vita, bastardo! Quindi mi sa che. Oh fuck! Ho saltato storto! Oh Christus! E dai, Gabriel! Puttana Eva! Dove cazzo? E sali su! Minchia, la odio sta cazzo di melma, eh! Ok, meno male che qua c'è la fontana della vita, recuperiamo. Dobbiamo fare il giro allora da sopra. Quindi tiriamo di nuovo sta leva. Dobbiamo correre velocemente. Anche perché correre lentamente non ha molto senso. Per andare di qua. Benissimo. Qua. There is anything. No, non ce ne frega niente. Ok, qua possiamo utilizzare la croce. Ma tanto sicuramente appena cercheremo di farlo arriverà qualcuno a romperci il cazzo. Infatti. Perché questo serve per aprire la porta che abbiamo visto poc'anzi che era chiusa. Ma ti pare a te stesso non deve arrivare qualcuno? E tra l'altro, ti pare se non devono arrivare gli scheletri? Ovviamente, ce li hanno appena descritti. Bisogna farli fuori. Ma tanto noi sappiamo già come affrontarli. Lì, massacriamo di palate. E poi quando sono sbriciolati in un mucchietto d'ossa, che ogni volta che tira si avvicina. E dai, sì. No, lasciami perdere. Ok. Si possono. No, pensavo si potessero tipo acchiappare gli scudi. Ok. E dai. No, quella. Tenaci questi cosi. Oh, bastardissimo! Ma quello era tipo il capo, sembrava. Perché c'ha l'elmetto in testa, il più figo. Ok. E dai, lasciami perdere. Oh! Minchia, questa l'ho sentita. E facciamo una bella cosa. E dai. Oh, ok, sì, così devo fare. Ok, colpo caricato e li secchiamo. Perfetto. Tra l'altro abbiamo anche le fatine. Potremmo anche utilizzarle. E vai. E che cazzo. Che cazzo sta facendo quell'altro? Mica mi sta seccando malamente. E dai. Mica, ma sono tosti veramente. Ok, good. Sfrantumato anche quello. Ne rimane uno. Oh, ciao. E tra l'altro curiamoci anche un po'. E dai, fatti colpire. Ok. Bene. Infame di merda. Lo diceva nel file che sono tosti da affrontare gli scheletri, ma non pensavo così tanto. Perlomeno non me li ricordavo così resistenti. Ok, andato. Non puoi portare altre fiasche. Ok, perfetto, siamo degli ubriaconi. Quindi adesso possiamo tranquillamente andare a finire quello che stavamo facendo. Bene. Quindi apriamo la porta e poi andiamo, proseguiamo dall'altra parte. Yeah. Nel frattempo sono i topi che fanno delle gare di velocità nelle fogne. Benissimo. Ok. Quindi ora possiamo passare di là. Benissimo, ma prima potremmo quasi quasi andarci a curare. O no? Riusciamo a passare? Sì, perché non c'è più il getto. Benissimo, quindi ci curiamo. Così almeno siamo a posto. E poi possiamo proseguire. Ah, no! Di qua. Che è meno rischioso. Ok. Scendi giù di qua. Yeah. Perfetto. Ora, slancio senza morire nell'acido. Wow! Minchia, alla fine un colpo per forza lo prendo. E vai. E passiamo da questa parte. Qua possiamo fare qualcosa? No. Pugnali. Colpisci questo tasto per attivarlo. Che tasto. Che cacchio stai dicendo? Colpisci questo tasto per attivarlo. Ah, aspetta. Così. Yeah. Ok. Mi è venuto il barlume alla fine. Il genio. Tutto genio e sregolatezza. Ah, qua. Aspetta, qualcosa cosa devo fare? Devo fare la corsa. No, no! Merda, ha fatto la capriola invece di di correre, bastardo. Corri. Infame. E quindi. Ah, aspetta. Devo rifarlo. Devo colpire. Eh sì, mo ci arriviamo, eh. Perfetto. Ma devo farlo in fretta. Devo anche riuscire a infilarmi sotto. Aspetta, ma non riesco più a passare. Dai. E dai.
veloce! Ma che figlio di puttana! Aspetta, ma vedi che servono i pugnali? Vedrai, eh. Perché il fatto che ce li mettano qua, secondo me. Tipo, aspetta. Tipo, se io lancio i pugnali da qua giù. Ah, vedi che lo alzo. Però non riesco a infilarmi. Però, aspetta, se noi tipo facciamo così. Minchia, fa chi è? Enigma risolto. Beccati questa. Però smetti di consumare energia. Ok, sali su. Grande. Ok. E abbiamo finito anche questo capitolo. Tra l'altro, non prendendo una gemma magica, ma tanto ci sarà modo di farlo. Continuiamo la missione tranquillamente, perché non è durata molto finora. E quindi adesso ci andiamo a fare. Andiamo a iniziare il capitolo numero 6. Facciamo ancora una parte. Il cortile. Despite his best efforts to try entering the castle unnoticed, the vampires know that Gabriel is coming. Night is fast approaching, and soon he will have to use all his wits and powers to defeat what nightmares inhabit this place of death and decay. His strength grows by the day, and yet his hate intensifies deep within. He eats little and sleeps less. She is there in his thoughts, his beloved Marie. He knows that his journey is far from over. This castle, I fear, will push him into the abyss from which there is no escape. Bene, e quindi adesso cominciamo cosa? L'arrampicata? Sì, e vai. Ci trasformiamo in Nathan Drake e ci arrampichiamo con tutti questi maledettissimi corvi che. Corvi pipistrelli, non si sa bene cosa siano, che ci ronzano intorno. Ok, ci arrampichiamo su. Perfetto. Qua cali di framerate. Ma quanto imbarazzanti. Dunque, di qua si può. Tipo balzare, sì, recuperiamo un po' di altre fiasche di acqua santa. Beh, ce ne faremo una ragione. Qua ci recuperiamo tanto per cominciare la vita. Ok? Non ne mancava tantissima, ma la recuperiamo. Qua distruggiamo questo colonnato così per non saperne leggere né scrivere. Saltiamo su e via di arrampicata. Ok, di qua lo facciamo? Dobbiamo saltare dall'altra parte. Sì, abbiamo scavalcato, grandissimo. Good, quindi qua siamo nel cortile del castello. Ah, qua sicuro. E vai, cazzo. Questi qua li abbiamo già incontrati una volta e non sono per niente facili da sconfiggere. Questa l'ho sentita, cazzo. Ok, concentriamoci su uno per volta. Minchia. Vaffanculo. Pieni su scudo. Ok. Cacciaglielo. E togli il suo scudo. Ok, recuperiamo anche un po' di vita. Assorbi. E scassa di mazzate. Benissimo. Ma ha scassato anche lui un po' di mazzate a me, ma non fa niente. Uno deve morire, se no qua. Ok. E vai. Acchiappalo. Andiamo, guarda, distruzione totale, grande. Boom. Sì, gli strappiamo il cuore. Yeah! Ok, salvi questo, mo ci occupiamo dell'altro. Yeah! Sì, abbiamo evitato, sei una merda. Non rompere le palle. Oh! Questa è stata pesante, pesante! Oh! Togli lo scudo. Ok. Una volta che sei senza scudo, sei alla mia mercé. Fottuto gigante infame. Ok. Benissimo. Sì, faccio il colpaccio quello potente. Sì. No, bastardo, ha usato. Che cazzo ha usato l'haki di Rufy? E dai, e muori. Ok. Vieni qua. È andata. Yes. Così. Poi spacchiamo il torace e via. Come se non ci fossero domani. Recuperiamo anche parti del cristallo. Non abbiamo mai utilizzato il cristallo ancora. Ma in realtà non è che ci torna molto. Cioè, è utile perché è potentissimo. Ma non lo useremo molto durante il gioco. Ok, apriamo qua la grata. Ok. Dobbiamo mica infilarci lì. No, eh. Siamo appena usciti dalle fogne, ci ributtiamo dentro.
Direi di sì, e tra l'altro facendolo anche un po' celermente, perché no si richiude. Io pensavo di poter, cioè che una volta che era aperto si potesse girare tranquillamente per la mappa, in realtà non era così, quindi ora riapriamo e ci buttiamo dentro, anche velocemente. Ok, vai, good. E qua teschi. Qua, ok, recuperiamo un bel po' di roba, e il fatto che ci sia questo mi lascia presagire puzzle ambientali o cose del genere. Qua delle porte chiuse e vai. Ok, minchia, dovete lasciarmi stare perché sennò vi secco, ve lo dico, eh. Ok. Cosa devi fare? Ma cosa devi fare? Bastardo, questo doveva fare. Pezzo di merda. Ok, ho recuperato un po' di vita almeno. Minchia, questa l'ha sentita. Ok. Dai, ma cosa cazzo fanno questi? Proprio senza sosta, mi lasciate. Cosa fai? Apri questo, ma dai. Ok, questo è andato. Oh. Mi sa che conviene attaccare la bestiaccia infame. Ok. Minchia, ma eri in aria, come cazzo hai fatto a colpirmi? Spiegamelo. Forse, però in realtà, ma vaffanculo. E che caspita. A parte che qua c'ho una cosa per recuperare. La magia. Volendo, eh. O sbaglio. Sì, volendo sì. Quindi recuperiamola pure un po' e recuperiamo la vita così facendo. Oh no. Ok, tanto quello stava facendo un turbine quel cazzo di scheletro, ha colpito anche il tizio. E vaffanculo però muori, eh. Che palle! Uffa! Finite più di morire, oh, vieni qua! Che cazzo, cosa ci vorrà tanto? Dai, ti domo e fine, fine dei giochi! Dai, su! Non mi... Guarda te! E muori! Ok, sei morto? No! Non posso fare... Non ti posso distruggere da così, ma bastardo! Qua però qualcosa posso fare. Iniziamo a scalare, sì, saltiamo su. Good. Ok. Qua potremmo tipo... Seccare sti bastardi tanto per cominciare. Ok. E morite. E poi vedere se mi serve tipo qualcosa per andare dall'altra parte. Qua posso sicuramente fare qualcosa. Qua mi potrò calare. C'è una cosa, muori. Tanto per cominciare. Sicuramente qua dentro mi posso calare. Aspetta, vediamo un attimino. Qua posso attraversare dall'altra parte. Io proverei a fare una cosa. Qua c'è sicuramente qualcosa, almeno penso, perché c'era un passaggio nascosto. Fa vedere. Oh fuck, non vorrei andare troppo avanti, perché magari non è, magari è questo il punto in cui andare avanti, ma non sono sicuro. Aspetta, allora a questo punto faccio una cosa. Vado prima a vedere dall'altra parte. So che c'era anche una fontana per recuperare la vita. Ok, facciamo una cosa. Andiamo di là. Vediamo un po'. E allora, piano, piano. Ah, sotto c'era una cosa, me lo sono dimenticato. Fuck, devo tornare giù allora. Che palle, so che adesso se torno giù poi devo di nuovo ricavalcare il tipo. Che due coglioni. Vabbè, tanto, innanzitutto cominciamo a prendere questo. Una pergamena. Oh yes. Ho sentito dire che la reliquia nell'abbazia... Non solo può distruggere i vampiri, ma combinata con la magia della luce può anche creare uno scudo temporaneo che circonda il suo possessore. Quanto vorrei aver avuto un tale oggetto, poiché i vampiri sono forti e io sono stanco di combattere. Devo riposare anche se solo per pochi minuti. Ok, questo l'abbiamo trovato. Là sotto c'era un altro file da leggere sicuramente. Quindi adesso se vado a prenderlo devo rimontare la bestia per tornare su. Però lo facciamo, dai. Andiamoci a prendere sto coso. Dai. Salto della fede. Salto della fede, via. Devo prendere questo.
Sì, va bene, tanto già visto. Ok? Sì, già visto, non mi interessa, voglio solo prendere il file e tornare su. Ok. Tanto sta per seccare. Ok, credo di essermi rotto la gamba quando sono caduto qua giù. Perciò a quanto pare non me ne andrò molto presto. È davvero molto strano, sembra che i vampiri tengano prigionieri warg e troll. Presumo per nutrirsene se le scorte di sangue umano dovessero scarseggiare. Ho sentito dire che molti secoli fa questo castello apparteneva alla famiglia Bernard. Capito. Devono essere stati scacciati dalla venuta del Signore Oscuro dei vampiri. Qualcosa si sta avvicinando, sembrano ossa che scricchiolano. Ok, adesso dobbiamo ricavalcare questo e arrampicarci su di là. E adesso possiamo effettivamente andare giù di qua, come stavamo facendo prima. Attraversiamo questa porta. Caspita. E ancora giù di qua. Sì, sono dei sorci infami. Vediamo un po'. E cazzo! E muoio. Seccare di nuovo tutti questi, per forza. Perché se no non posso azionare quel macchinario. Che ingegno, porca troia. Ok, tanto devo avere anche un po' di spazio, se no. Ok, fatemi passare, infami di merda. Ok, no, bastardo. Togliti. Minchia, che bastardi, che minchia, avevo riempito la barra della concentrazione. Ok, dov'è? Ok, distrutto. Bastardissimo sto cazzo di tornando. Però tra l'altro ha seccato anche un suo compare. No, puttana Eva. Se riuscivo a seccarlo. Ok. Oh, minchia, mi ha di nuovo tolto tutta la barra della concentrazione. Ti sto odiando. Minchia, mi ha messo nell'angolo! Vaffanculo! Vaffanculo! Pezzo di cazzo! Ok. E muori, Dio santissimo! E fammi andare avanti. Fammi andare avanti, per cortesia. Bene. Ok. Ce l'abbiamo fatta, se Dio vuole. Ok, ci recuperiamo anche un po' di magia. Sia della luce che dell'oscurità, così almeno siamo pronti per ogni evenienza. Bene. E boh, andiamo su. Andiamo su per le scale. Vediamo un po'. Scala chiocciola di merda. Ok. Saliamo su. Ci gira anche un po' la testa, ma non fa niente. Ed è finito il capitolo. E tra l'altro finisce anche qua la parte perché dura da un pochino. Devo fare un po' di tagli perché ho fatto delle zone in cui mi sono dilungato troppo. Tra l'altro, quanti punti esperienza abbiamo? 3340. No, per il momento direi di non spenderli in abilità. Lo faremo poi più avanti, quando potremo comprare qualcosa di più cazzuto. Facciamo continua missione, così salva. E facciamo finire qua questa parte. Io, come sempre, vi ringrazio per aver visto questo video. Vi invito a mettere un bel mi piace, a commentare e a condividere il video se vi va. Noi ci salutiamo e ci vediamo alla prossima parte di Castlevania Lords of Shadow per PS3. Quindi, alla prossima, ragazzi. Ciao ciao!